Buonasera e ben ritrovati da Roberto Balestracci con una nuova edizione di Inter News e Calciomercato. Romelu Lukaku diventerà nuovamente un calciatore del Chelsea. Il club di Abramovich quest'oggi ha accelerato definitivamente per il calciatore belga, offrendo all'Inter 115 milioni di euro cash senza contropartita tecnica. Per Lukaku è pronto un contratto da circa 12 milioni di euro netti a stagione, con il calciatore che ha avuto anche il permesso da parte dell'Inter di non disputare la partita di domani contro il Parma e di volare a Londra per svolgere le visite mediche nei prossimi giorni. L'Inter ora inevitabilmente deve tornare sul mercato alla ricerca del sostituto di Lukaku. La società vorrebbe in realtà prendere due attaccanti da inserire nella rosa di Simone Inzaghi, con la priorità che si chiama Duvan Zapata. Il colombiano quest'oggi è sceso in campo con la sua Atalanta contro il West Ham per soli 34 minuti dalla panchina e ha avuto già il via libera dalla Dea per firmare con l'Inter, un affare intorno ai 40 milioni di euro, con i nerazzurri che poi andrebbero alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Zapata. Edin Dzeko piace molto alla società nerazzurra, con la Roma che però lo lascerebbe partire solo in caso di un'alternativa già pronta. Il nome che resta caldo comunque è anche quello di Scamacca del Sassuolo, con l'Inter che potrebbe imbastire una trattativa di prestiti inserendo Agumé nella trattativa. Con i soldi guadagnati dalla vendita di Romelu Lukaku, l'Inter cambia anche idea sulle gerarchie della fascia destra. Nathan Nanez, infatti, non sembra più essere il preferito per la corsia lasciata orfana da Achraf Hakimi, con il calciatore che quest'oggi è andato in rotta con il Cagliari, non essendosi unito alla trasferta in Spagna con il club rosso-blu. L'Inter, come priorità, ora ha Denzel Dumfries del PSV, con i nerazzurri che potrebbero addirittura prenderlo a titolo definitivo, versando circa i 20 milioni di euro che il club olandese chiede. L'Inter dunque nei prossimi giorni potrebbe imbastire questa trattativa con Dumfries che rimane la priorità per il club nerazzurro. Domani intanto c'è la penultima uscita pre-campionato dell'Inter con i nerazzurri di Simone Inzaghi impegnati allo stadio Tardini di Parma contro i Ducali. L'Inter dovrà fare a meno di Romelu Lukaku, ovviamente, ma avrà a disposizione per la prima volta il tecnico tutta la rosa al completo, compresi i nazionali. Un test importante dunque in vista poi dell'ultima amichevole contro la Dinamo Kiev del 14 agosto per preparare al meglio e mettere in campo gli schemi chiesti dall'allenatore. Questa era la nostra ultima notizia, grazie di essere stati con noi, buona serata. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.